Faccio questo, reagisce. Se reagisce, vuol dire che ho un'attivazione di più e di meno, pieni e vuoti. Se faccio così, non ce l'ho più di vuoti. Seconda cosa, quando io attacco, vedete, io gli ho lasciato la mano lì. Lui adesso lì attento perché sa cosa faccio, ma questa mano, oppure faccio questa. Questo è lo stesso che ho dai, che adesso proverete. Cosa faccio? Quando io faccio questo, vedete, adesso è attivo sto due, ma lui quando sente questo, per lui questa mano non è pericolosa. Se faccio questo si riattiva, se sono scendo è in ritardo. Quindi io cosa cerco? Cerco anche il contatto. Vedete? Perché dice, boh, questo pugno ha fatto il suo, adesso è scarico. È scarico perché sta aspettando un caricamento, non una discesa. Allora, quando voi fate 1, 2, avete, adesso vedete che si è allontana di nuovo, no? Però avete o questa possibilità, o se fate 1, 2, questa possibilità, cioè la mano che ha colpito ricolpisce, ma trova forza in un caricamento che non si vede, cioè la discesa. Ok? Io posso, adesso provate col kizami jump, quindi fate pam pam pam, ok? 1, 2, 3, sì? Sempre? Come posso dire? Se, allora, ovviamente sono sempre più efficiente, più velocemente lo faccio. Se faccio più veloce sempre. Ma a me interessa questo attimo. Non l'ho piegato, non gli ho fatto, ma ho creato un'apertura. Adesso ho tolto il centro, non se l'aspettava, e lì non gli do il tempo di recuperare. Provate? Quindi non già, in discesa. Mentre rilassato.